malattia è una malattia cronico-recidivante, una malattia infiammatoria che ha un forte impatto su quello che è la qualità di vita di questi pazienti, in particolare per l'intensità del prurito che è persistente non solo durante il giorno ma anche durante la notte, e quindi crea delle difficoltà nel processo quotidiano di attività sia lavorative che di tipo ricreativo. Attualmente le terapie che sono sia di terapia di tipo topico che di tipo sistemico, tipo topico le creme perché è fondamentale l'idratazione della pelle, perché uno degli aspetti più importanti è dovuto proprio all'alterazione dello strato corneo, quindi della parte più superficiale della pelle, quindi l'idratazione è fondamentale, così come è fondamentale quella di effettuare una detersione della pelle con detergenti in genere non irritanti. Ma l'aspetto più importante non è soltanto quello della terapia topica, ma quelle che sono le prospettive di nuove terapie, di terapie sistemiche. Attualmente sono allo studio diversi farmaci, cosiddetti farmaci biologici, che agiscono su quello che è il meccanismo patogenetico, cioè su quello che crea la malattia, ed effettivamente questi farmaci hanno dimostrato negli studi attualmente in fase che sono in grado sia di controllare l'infiammazione sia di controllare quelli che è la malattia, in particolare di diminuire notevolmente il numero delle recidive. Questi nuovi farmaci sono importanti appunto perché migliorano notevolmente non soltanto quello che è l'aspetto clinico, quindi l'aspetto di tipo dermatologico del paziente, ma migliorando questo aspetto migliorano tutti quelli che sono gli aspetti di qualità di vita di questi pazienti.